Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. E se invece è la prima volta che passi di qua, guarda la ricetta e se ti piace lascia un like e un commento, grazie mille. Oggi restiamo in Italia con una super ricetta regionale. Siamo in Sicilia e una delle specialità della rosticceria siciliana tradizionale. Prepariamo insieme il rollò con i wurstel. L'acqua e il lievito che vado a sciogliere dentro. Poi metto la farina nel boccale della planetaria, lo zucchero, lo strutto. Inizio a impastare aggiungendo piano la miscela preparata di acqua e lievito. Lascio impastare qualche minuto e poi aggiungo l'uovo. Lascio impastare finché sarà assorbito. Per ultimo il sale. Aumento la velocità e lascio impastare per 10 minuti. Ungo una ciotola con un po' d'olio. Recupero l'impasto dalla planetaria, faccio diventare una bella palla liscia, la metto nel contenitore e copro con pellicola. Metto a lievitare in un posto tiepido, ci vorranno almeno 3-4 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, l'impasto è più che raddoppiato, possiamo procedere. Morbidissimo. Sposto l'impasto sul piano, divido l'impasto in 12 parti. Faccio diventare una pallina e metto da parte e proseguo. Ora prendo una pallina e la faccio diventare un filoncino allungato. Poi prendo un wurstel piccolo, avvolgo il cordoncino appena preparato, lasciando le estremità visibili del wurstel. Adagio su placca da forno foderata. Copro con pellicola e lascio lievitare una quarantina di minuti. Fatta la seconda lievitazione possiamo scoprire, prendiamo un tuorlo e un cucchiaio di latte e andiamo a spennellare. E ora semi di sesamo. E siamo pronti ad infornare. Keep the sky on your mind.